Resta nera, azzurra! Ancora una volta vi faccio vedere il mio fisico di merda, come faccio sempre quando vinciamo i derby. Ormai è una cosa normale vincere sti derby, ragazzi. La cosa più incredibile è come abbiamo fatto a vincere solo 2-0. Fatemelo sapere. Come abbiamo fatto a vincere solo 2-0? Politano traversa. Proprio situazione alla Robben, se lo mette sul piede sinistro, entra in centro, tira, tiro assurdo, Cantreva. Palo sulla linea, quasi un'altra volta, al secondo palo, D'Ambrosio che sbaglia da 4 metri. Da 4 metri, non riesce a metterlo dentro un altro palo. Come cazzo abbiamo fatto a vincere solo 2-0? Questa è la domanda fondamentale. Io lo so, esistono milanisti sportivi, lo dovete ammettere. Amici miei, lo dovete ammettere, io farei la stessa cosa se fossi... No, non lo voglio dire. Comunque... Dovete ammetterlo, vi abbiamo massacrati, massacrati, massacrati. Poteva finire 5-6-0, davvero assurdo. Un'altra cosa, Brozovic, Lukaku, litigio, furibondo, crisi Inter. E chi segna? Lukaku e Brozovic. Chissà che vi dico, va bene così, anche prossima volta. Voglio vedere litigare Martinez, Lukaku, Brozovic, voglio vedere litigare tutti. Se poi segnano sono contentissimo. Contentissimo, ma che statement, ragazzi! Che statement! Stradominato! Stradominato! Incredibile! Donnarumma ha fatto delle parate. Si è visto un'altra volta quello che dico sempre: Donnarumma sulla linea, una bestia, ragazzi, ha fatto delle parate davvero assurde. Invece, quando esce con i piedi, io ho sempre detto contro il Milan, dobbiamo pressare subito, perché va spesso in difficoltà. Però, nonostante questo, sulla linea davvero ha fatto una grande partita, ripeto, ragazzi, incredibile che abbiamo vinto solo 2-0. Parliamo di Conte, parliamo di Conte. Innanzitutto, in questa partita, tutto quello che ci ha mancato contro Slavia Praga, tutto quello che ci ha mancato contro Slavia Praga, abbiamo visto oggi. Meglio così, ragazzi, perché un derby vinto vale 10 volte Slavia Praga. Comunque, determinazione, aggressività, fino dal primo momento. Fino al primo momento abbiamo fatto vedere che Milano siamo noi che vogliamo vincere solo noi. Poi Conte, ragazzi, non è più Luciano Spalletti, grazie, 2 volte consecutive ci ha portato in Champions League, però sempre lì addormentato, con le mani nella tasca. Invece, Conte, secondo me, oggi è corso di più di tutti gli altri giocatori sul campo. È corso di più di 22 giocatori, sempre andò giù, fuori di testa. Conte, grazie, grande Conte, ragazzi. Trasmette un'energia, una passione. Quando Brozovic ci ha segnato, sembrava Tyson, Mike Tyson, pensava a mossare, a togliergli l'orecchio, non so come si dice in italiano, fuori di testa. Conte, ma ci voleva uno così, ossessionato, fuori di testa. Come vi ho detto, dopo la grande, grande delusione contro Slavia Praga, partita che dovevamo vincere al 1000%, un derby. È magia, trasmette un'energia incredibile, trasmette emozioni incredibili, trasmette una euforia incredibile. Contentissimo, ragazzi, contentissimo. So, parliamo un po' dei singoli. Godin, secondo me, non è un calciatore, è un guerriero, quello fa male solo quando lo vedi. Non è neanche fisicamente così una bestia, tipo Lukaku, tipo Koulibaly. Lui è abbastanza asciutto, abbastanza magro, ma penso che c'ha delle ossa, sembrano dei coltelli, proprio quando lo tocchi ti fai male. Che giocatore, che gioco posizionale assurdo, una bestia, un goiero, fa male vederlo. Io non mi voglio scontrare contro Godin, ragazzi. Tanta tanta roba. Poi mi è piaciuto anche il mister, che ha fatto anche i cambi giusti, nella mia opinione. Quando ci mancava un po' di fisicità al centrocampo, ha messo Vissino, ha lasciato dentro Barella, che poi ha fatto il grande assist, ha tolto Sensi, che ha fatto una buona partita, ha fatto dei passaggi bellissimi, però poi di volte ci ha portato un po' a difficoltà perché manteneva un po' troppo la palla, c'erano dei contropiedi. Piedi, un paio, dove il Milan era abbastanza pericoloso, perciò anche i cambi tutti azzeccati, tutti perfetti. Poi l'ho detto, io sono contentissimo che Politano è rimasto all'Inter, ragazzi, perché proprio quando c'hai spazio, quando stai 1-0 in vantaggio, quando l'altra squadra deve pressare, dovrebbe fare qualcosa, il Milan ha fatto davvero poco. Comunque avere uno come Politano che ti mantiene la palla, fa dei dribbling, salta l'uomo, c'ha dei piedi buoni. Avete visto situazione alla Arjen Robben, se lo mette sul piede sinistro, entra
entra in aria, tiro bellissimo, tanta tanta roba, ragazzi. Sono davvero contentissimo anche per Lukaku, dopo tutte le critiche, che noi siamo obiettivi. Io non sono un hater, non vado a prescindere contro un giocatore. Se Lukaku fa schifo, lo devo dire, ragazzi. Non l'ho fatto per cattiveria, però mi ha deluso nelle ultime partite. So, non era al 1000% con la schiena. Lo sappiamo anche quando ci sono queste partite chiuse, quando c'è poco spazio, che alcune volte va un po' in difficoltà. Io non vado a prescindere contro un giocatore. Io sono interista, voglio che l'Inter vince. E perciò, ovviamente, sono contentissimo che Lukaku ha segnato nel derby, ragazzi. Un gol nel derby vale come 10 gol nel campionato. Ragazzi, contentissimo. Potrei dire ancora migliaia di cose. Lo sapete, quando c'è il derby io per giorni e notti non dormo, perciò sono distrutto. Domani mattina uscirà la live reaction pazza, ragazzi. Sono davvero contentissimo. Milano è nerazzurra, Milano resta nerazzurra, Milano siamo solo noi. Grandissimi, ragazzi, un abbraccio a tutti gli iscritti di qualità. Sono contentissimo, forza Inter!